cimitero di Argentera. Chi si commemora? Si commemorano 5 persone che hanno dato la vita, la loro gioventù, per delle cose che oggigiorno mi pare che qualcuno cominci a dimenticare, il valore di quelle cose. Perché quando uno dà la vita per un futuro e che hanno una visione lungimirante delle cose che volevano e che loro sono morti, ma altri partigiani hanno portato avanti e non hanno tradito le sue volontà. Hanno fatto la nostra Repubblica, hanno mandato via quel re e hanno fatto la nostra Costituzione. Tutte le leggi che ancora oggi sono il pilastro di questa nazione, però bisogna queste leggi e questa Costituzione non bisogna cambiarla, ma bisogna rispettarla e farla funzionare nella maniera tale che quell'egoismo e quell'arroganza che serpeggia in giro sia fatto sì che le cose cambino nel miglior modo che la gente si aspetta. Perché oggigiorno si sente gridare e ciarlatanare certe cose che la Costituzione in se stessa, invece di cambiarla, bisogna rispettarla. Questa è l'importanza. E diciamo che la giornata di oggi, come avete visto voi altri, ci sono questi ragazzini. Grazie a delle maestre che si impegnano a raccontare e far vedere cos'è la realtà di quelli giovani che sono morti, perché non vadino persi nel nulla e che loro stessi un giorno potranno dire, come la mia generazione e altre generazioni che hanno potuto vivere in libertà grazie a quei ragazzi lì, e che loro sono poi i testimoni di continuare. No, io non ci sarò più, noi non ci saremo più, ma loro sono poi quelli che devono continuare per vivere quella vita che hanno donato quei ragazzi, vivere con la libertà. Un ricordo di questi ragazzi caduti? Sì. Quello che noi dell'Ampi di Rivarolo cerchiamo da fare da un po' di anni a questa parte, in particolare proprio per questo evento del 22 marzo, della fucilazione di questi partigiani nel muro di cinta del cimitero di Argentera, è per imprimere alle nuove generazioni, se si può dire, che in qualche modo abbiano poi un ricordo, magari fa qualche anno, anche se si dimentica, ma però si ricordano di questi eventi, questo è importantissimo. L'evento in sé, che l'abbiamo ricordato là alla lapide, è che il 19 marzo del 45 la Folgore, un plotone della Folgore, ha sorpreso questi 5 partigiani a far la guardia ad un presidio di viveri, li hanno presi, li hanno portati alla caserma di Volpiano, lì sono stati torturati, seviziati e poi sono stati riportati il 22 a Argentera, sono stati fucilati. Questa è la storia purtroppo del... Quello che i ragazzini delle scuole hanno ricordato al cimitero sono le lettere di questi partigiani alle loro famiglie, e quindi è stato un buon pensiero che cerchiamo di rinnovare, ricordare tutti gli anni. Sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 sei bellissima.